E ci lasciamo illuminare dalla parola del Signore, che questa sera è particolarmente bella, perché raggiunge veramente il cuore molto nobile del Figlio di Dio. Ecco, la prima lettura ci riporta a molti secoli prima della venuta di Gesù. Siamo alla vigilia di quell'intervento di Dio forte, decisivo, terribile, io direi, che interviene nei confronti del Faraone, che si ostina ad opporre resistenza al progetto di Dio, e rappresenta questo faraone un po' l'ostinatezza del nostro orgoglio, che sempre cerca di fare da controaltare alla volontà di Dio, nella ricerca, ecco, di dominare, no? Di dominare. E Dio interverrà in un modo molto forte, con l'ultima piaga, la morte di tutti i primogeniti, degli uomini e degli animali, per far vedere, toccare con mano all'arroganza del faraone, che Dio possiede a potere sulla vita e sulla morte. E l'uomo è solamente una creatura e deve rimanere in questo stato di creatura se vuole gustare l'amore di Dio e il paradiso del Signore. E quella notte è l'inizio di una Pasqua, di un passaggio, è lì che radici la Pasqua cristiana, in quella ebraica. Quella notte Dio darà un segno molto particolare. Ecco, dirà, come abbiamo ascoltato, di immolare un agnello, e il sangue di quest'agnello metterlo sugli stipiti delle porte, dicendo: quando verrà l'angelo della morte, là dove vedrà il sangue, l'angelo della morte non entrerà a recare danno. Ed è segno, perché i segni sono importanti nella nostra vita, di un altro agnello che nella pienezza dei tempi avrebbe dato la vita per l'umanità, cambiandone completamente, ecco, il senso della sua storia. È Gesù, il cui sangue si è messo sulle porte dei nostri sensi fisici, morali, spirituali, sugli stipiti della nostra anima, del nostro essere, impedisce a due nemici, il primo interno è l'orgoglio, di fare da controaltare a Dio, e il secondo, molto più terribile, è il demonio, che, come vediamo nel Vangelo, ha molto potere su Giuda. Quando Giuda, il diavolo, aveva messo già in cuore a Giuda Iscariota di tradire Gesù. Perché il diavolo ha questo potere su Giuda? La libertà dell'uomo è molto più grande dell'azione del demonio, perché Giuda ha qualcosa del faraone, culla un sogno di dominio, è attaccato al proprio io, al proprio progetto di vita, che fa da contraltare a quello di Dio. Sa che Gesù è Dio, conosce le qualità di questo Dio, ma non riesce a rinunciare a se stesso. Cerca di strumentalizzare Gesù per un progetto personale, per averne gloria. E il diavolo lo frega, potremmo veramente dire. Entra nel suo cuore e intacca la sua libertà, dominandola. E lo porta a fare quell'atto terribile che è tradire un amico, tradire colui che è venuto a salvarlo. Ecco, quindi la Pasqua del Signore. E oggi, ecco, Gesù ci ricorda che in quella Pasqua di molti secoli dopo, lui sarà quell'agnello che darà la sua vita per tutti noi. E lascia la concretezza di quest'amore, come diceva all'inizio, ecco, in queste azioni meravigliose che fa prima di dare la vita. L'ultima cena, ecco, laverà i piedi agli apostoli, e quindi non fa altro che rimarcare il comandamento dell'amore. Chi ama, dice Gesù, si umilia per l'altro. Chi ama sa fare da gradino alla felicità dell'altro. Chi ama non pensa a se stesso, ma fa le cose per gli altri, insieme agli altri, perché l'amore è diffusivo. L'amore non vive ripiegato su se stesso, perché se l'amore tenta di ripiegarsi su se stesso, muore. È quello che accade in tante coppie, è quello che accade nella nostra vita quando guardiamo troppo a noi stessi, anche nella ricerca dell'amore. Allora Gesù lava i piedi, facendo capire che la dignità dell'uomo sta
nel suo sapere amare, nel suo sapersi abbassare, come Dio. Io, dice Gesù, sono Dio, ma io ti sto lavando i piedi. Cioè, permettimi di purificarti, permettimi di amarti, permettimi di guarirti, non mi opporre resistenza, perché ti amo. E se non mi apri le porte del tuo cuore, io non potrò testimoniarti questo amore mio per te. Sfida la tua stessa vita, sfida il tuo modo di pensare, apri, rischia. Allora vedrai quello che posso fare dentro di te. Gesù sta per andare via, come farà? Ecco, a parlare al cuore di tutte le generazioni future. Ecco, il sacerdozio ministeriale, gli apostoli, i primi vescovi. Vedete davanti a noi sull'altare tre ampolle con l'olio, col crisma, che è un olio profumato, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi, consacrati ieri nella messa crismale da uno dei successori degli apostoli, il nostro vescovo, a capo di questa diocesi, di cui noi siamo gli aiutanti. È lui che ha la pienezza del sacerdozio. Ed è il modo sacramentale con cui Gesù si rende presente nella sua Chiesa e anche oggi opera guarigioni. I sacramenti sono questa sorgente zampillante, incastonata, ecco, nella Chiesa, che producono, è una sorgente che produce guarigione, produce gioia, produce felicità, che ci ridona la possibilità di rimetterci in carreggiata tutte le volte che cadiamo, che pecchiamo, che ci rintaniamo in noi stessi, che veniamo distrutti dalla sofferenza. Provare per credere. La fede va vissuta, non va pensata. E l'Eucarestia, sacramento dei sacramenti, è Dio che si fa pane, che si fa sangue per noi e nutre, come nostra madre ci ha nutriti quando eravamo in grembo a lei. Noi siamo nati perché una donna ci ha generati e ci ha nutriti. Noi possiamo nascere al cielo se mangiamo Dio, se ci nutriamo di Lui. Allora diventeremo come Lui, perché lo vedremo faccia a faccia, così come Lui è. Divini come Dio, ma sempre creature. Ed è bellissimo tutto questo, capite? Provare per credere. Ecco, questo oggi Gesù cerca ancora una volta di ricordarci. Vedete, le cose di Dio non sono difficili, sono semplici, anche un bambino le può capire. Però noi tante volte ci mettiamo attorno a questa parola di Dio e nel cercare di decifrarla la sommergiamo in un fiume di parole, pensando di decifrarla con la nostra intelligenza. Siamo degli illusi. E scriviamo libri su libri, libri su libri, teorie su teorie, dimenticando che la parola la si decifra solo alla luce dello Spirito Santo. Senza Spirito Santo la nostra intelligenza è buia, non può arrivare all'altezza di Dio. Può intuire, ma chi la apre è lo Spirito del Signore, che la illumina attraverso la fede. Sono cose molto importanti, capite, che ci rendono semplici, perché Gesù questo ce lo ricorda nel Vangelo. Se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Non siate complicati. È il comandamento dell'amore. Vogliatevi bene. L'uomo è intaccato dal peccato. Quindi avrete sempre tra di voi problemi, gelosie, invidie, calunnie, mormorazioni. Tutti gli ambienti sono pieni di ste cose, anche i nostri, anche i nostri. Poi oggi è tutta la luce del sole, no? Lo vedete quanti tradimenti anche nella Chiesa di Dio, al Signore. Siamo poveri uomini, tutti, ma tutti in cammino e tutti amati, singolarmente e comunitariamente dal Signore. Ma queste cose non le dobbiamo dimenticare, perché io non mi salvo da solo. Non mi salvo perché sono intelligente, perché ho studiato, per quei titoli, per quei denari, perché ho potere. Perché sono più di te. Io mi salvo se apro il cuore a Gesù, se apro il cuore al suo Santo Spirito. Altrimenti un giorno Gesù ci dirà: non ti conosco. Ma io, Signore, ma io non ti conosco, perché tu mi hai strumentalizzato.
Ecco, quindi chiediamo oggi a Gesù la grazia di rigustare, come dice, questa bellezza. Dio è semplice. Chiediamo allo Spirito Santo di aprire il nostro cuore, di ricominciare. Dice, Signore, aiutami ad essere meno complicato, ma a fare esperienza genuina di Te. Che questo Spirito Santo che Tu mi hai donato possa cantare dentro di me, che io mi possa sempre sentire piccolo, qualsiasi cosa Tu mi chiederai di fare, che io stia sempre al posto giusto, là dove Tu mi metti, nella gioia e nel dolore, nella buona e nella cattiva sorte, perché Tu, Signore, mi hai sposato, perché io sono parte del Tuo corpo, perché noi siamo parte del Tuo corpo. Ecco, che Gesù ci aiuti a rigustare tutto questo e a rigenerarci attraverso la potente azione dei sacramenti e del Suo Santo Spirito nella figliolanza di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.